La speranza nella risurrezione è una porta che si spalanca per chi crede, ma per chi dubita è uno spiraglio di luce. Così Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, incentrata sulla speranza cristiana e la realtà della morte, ha spiegato che è proprio la morte a mettere a nudo la vita, a farci scoprire che l'ira e l'odio sono vanità e che gli affetti restano perché è ciò che di buono abbiamo seminato. Ricordando le lacrime di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro e quelle di Gairo per la perdita della figlia, il pontefice ha affermato che la morte deturpa il disegno di amore di Dio e il Salvatore vuole guarircene. Gesù, ha sottolineato, ci mette su questo crinale di fede. Ognuno di noi pensi la propria morte. E si immagini quel momento che avverrà quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: vieni, vieni con me, alzati. Lì finirà la speranza e sarà la realtà della vita. Pensate bene, Gesù stesso verrà a ognuno di noi e ci prenderà per mano, con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: alzati, vieni, alzati, vieni, alzati, risorgi. Prima dei saluti in italiano, il Papa ha espresso il suo dolore per l'attentato terroristico avvenuto qualche giorno fa a Mogadiscio in Somalia, con oltre 300 morti, tra questi alcuni bambini. Imploro, ha detto Francesco, la conversione dei violenti e incoraggio quanti, con enorme difficoltà, lavorano per la pace in quella terra martoriata.